siano impresse nel mio cuore. A tutti i portatori, ma anche ai fratelli e alle sorelle che si uniranno con noi nella processione, faccio questo augurio. Quell'immagine di Gesù e della Madonna che portate e porterete sulle vostre spalle sia per voi il desiderio di identificare la vostra vita a quella di Gesù. Thank you.
Thank you.
Cristo con
l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Santa Madre de voi Padre, siano impresse nel mio cuore. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, fratelli. Posto, quando è necessario, dite parole buone, che facciano bene a chi vi ascolta. Non rendete triste, Spirito Santo, che Dio ha messo in voi come un sigillo, come una garanzia per il giorno della completa liberazione. Fate sparire dalla vostra vita l'amarezza, lo sveglio, la polvera. Evitate l'urla, la maldicenza e le cattiverie di ogni genere. Siate buoni, gli uni con gli altri, pronti sempre ad aiutarvi, perdonandovi a vicenda. Dio ha perdonato voi per mezzo di Cristo.
grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Signore Gesù, aiutaci ad accogliere la croce in modo cristiano, affidandoci serenamente alla volontà di Dio Padre. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Non abbandonare la creazione, ma ringraziare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Procede verso una meta, vivendo la giornata.
Dice così: il sacrificio e la prova sono stoltezza, perché non insegnano nulla e procurano solo rassegnazione e frustrazione. La croce invece, vissuta in modo cristiano, è potenza di Dio, perché ne fa scoprire le potenzialità, cioè il disegno che c'è dietro la sofferenza e la fatica, e ci fa capire che nulla è inutile nel cammino della vita. Infatti, dopo la croce c'è sempre la risurrezione, c'è la rinascita, che si può manifestare in piccoli gesti, in piccoli segni, i quali vanno scoperti intorno a noi, perché procurano nuovo slancio e nuova potenza. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, aiutaci ad accogliere la croce in modo cristiano, affidandoci serenamente alla volontà di Dio Padre. Amen. Santa Madre di noi Padre, che le piace del Signore, sia noi prete del mio cuore.
Pasqua. Per salvare l'umanità. È importante
accogliere in modo cristiano le unioni e le brume, perché il nostro esempio serva ad altri per stare rappresentato. Signore, a Gesù, aiutaci a portare le sofferenze e le prove quotidiane con dignità e senza scoraggiarci. Amen. Santa Madre, le voi fate, che ne che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Here is the
apostolici e dei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, aiutaci a portare le sofferenze e le prove quotidiane con dignità e senza scoraggiarci. Amen. Santa Madre de voi Padre, che le piaghe del Signore siano il mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come se non esistessero per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Così è per noi la sapienza che viene da Dio. Così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Dio però ha unito voi a Gesù Cristo. Egli è per noi la sapienza che viene da Dio. E Gesù Cristo ci rende graditi a Dio, ci dà la possibilità di vivere per Lui e ci libera dal peccato. Si compie così quel che dice la Bibbia. Chi vuol vantarsi, si vanti per quello che ha fatto il Signore. Maria è una creatura umile, apparentemente fragile e debole, eppure è stata scelta per diventare la madre di Dio. La vita di Maria insegna che Dio preferisce le persone umili e semplici. L'umiltà disarma, stempera le tensioni, non mette a disagio, fa sentire tutti uguali e ascoltati allo stesso modo. Essere consci della propria debolezza e della propria fragilità aiuta a confidare di più in Dio e meno in se stessi. Apre il cuore alla gratitudine per le opere che Dio compie attraverso povere creature. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie. Christ, Christ.
Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
ruolo importante nella nostra vita. Amen. Santa Madre di voi Padre, siano impresse nel mio cuore il nostro Dio.
Preghiamo. Dio, come sangue del cielo del nuovo momento, hai donato a tutti gli uomini, tu sei vicino all'opera della tua misericordia, perché celebrando questi tanti insieme, ottenendo tutti della nostra religione. Per Cristo nostro Signore, Padre nostro, mi sento, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, come in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Grazie a Padre, il Signore di Cristo Padre. Gloria al Padre, il Signore di Cristo Padre. Gloria al Padre, il Signore di Cristo Padre. Thank you.
fare alla nostra volontà. Di più, è inchiodare alla croce la nostra volontà, le nostre idee, per fare spazio alla volontà di Dio, che va oltre la nostra piccola visuale e vuole il nostro vero bene. Fare la volontà di Dio vuol dire affidarci veramente al mio Padre per lasciarci accompagnare da Lui, mettendo la nostra più totale disponibilità a camminare. Certo, il cammino è arduo, a volte incomprensibile, ma le sorprese di Dio, cioè le sue luci che rischiarano i nostri passi, non mancano e ci confermano che siamo sulla giusta strada. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche i nostri debiti. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia.
con tanto furore, farsi le bene, già davanti al mio bene, non più scambiate l'amato Gesù. Thank you.
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Yeah.
dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Siamo oppressi, ma non schiacciati, sconvolti, ma non disperati. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non distrutti. Portiamo sempre in noi la morte di Gesù, perché si manifesti in noi anche la sua vita. Siamo vivi, ma continuamente esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la sua vita si manifesti nella nostra vita mortale. Al termine di questo itinerario penitenziale e quaresimale, siamo invitati a guardare a colui che ha dato la vita per noi. Ci fermeremo a considerare, a riflettere su alcuni aspetti della vita di Cristo crocifisso, perché quello che ci interessa è la nostra salvezza. E qui vengono rappresentati attraverso le statue. Quindi abbiamo anche emotivo visivo e immaginabile. La nostra fantasia non si può fermare su quell'immagine, ma deve andare oltre, a vedere oltre quell'immagine le immagini che ci vengono presentate in questi giorni, ma soprattutto in tutta la nostra vita. Perché non impariamo mai, cari fratelli, che la pace è un dono di Dio e dobbiamo mettere da parte il nostro io, il nostro egoismo, per poter veramente superare difficoltà. Ci fermeremo, come dicevo, su alcuni quadretti che vengono rappresentati qui da queste immagini. Il primo ci viene presentato Gesù nell'orto degli ulivi, dal Vangelo secondo Luca. Come faceva di solito, Gesù andò verso il monte degli ulivi e i suoi discepoli lo accompagnarono. Giunto sul posto disse loro: pregate per resistere al momento della prova. Poi si allontanò da loro alcuni passi, si mise in ginocchio e pregò così: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore, però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora dal cielo venne un angelo a Gesù per confortarlo, e in quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Quindi, dopo aver pregato, Gesù si alzò e andò verso i suoi discepoli. Li trovò addormentati, sfiniti per la tristezza, e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per resistere al momento della prova. Stava ancora parlando con i suoi discepoli quando arrivò molta gente. Giuda, uno dei discepoli, faceva loro da guida. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Cari fratelli, c'è veramente da riflettere. Cristo, figlio di Dio, sta per iniziare la sua passione. È un'azione eroica e prega il Padre. Accetta la volontà di Dio, ma è pesante, schiacciante possiamo dire, ma rimette tutto, Padre, se è possibile. Tutto è possibile, ma era tanto grande l'amore che Dio aveva avuto verso di noi,
e che si era manifestato nel mandare il figlio suo sulla terra, che il padre, forse a malincuore, dice: figlio mio, la salvezza del mondo è la cosa principale. Era accompagnato da alcuni che potessero mantenere, fare compagnia, sostenerlo, confortarlo, ma i suoi discepoli, come dice, stanchi, sfiniti, si addormentarono. E Gesù dice: non siete stati capaci a pregare con me almeno un'ora. Ma il Padre Celeste viene incontro e manda un angelo a confortarlo e a sostenerlo. E lui, rivoltosi ai discepoli, dice: pregate, perché sta per arrivare il momento tragico della mia vita. Nel frattempo, come ci dice Luca, ecco che arrivare chi? Uno dei discepoli, pensate voi, scelto dal Signore, e vi ha dato a lui un incarico molto importante, ma come ci sottolinea San Giovanni nel suo Vangelo, Giuda era attaccato al denaro, alle cose della terra, e aveva venduto Gesù per pochi denari stesso. E lo tradisce ancora pubblicamente con che cosa? Con un segno di amore, che potrebbe essere segno d'amore, con un bacio. Tu tradisci il figlio dell'uomo. Quanto c'è da pensare, cari fratelli? Vorrei fermare l'attenzione soltanto sull'ultima cosa, che è molto importante. Quanti tradimenti si fanno, quante inimicizie, odi, rancori, perché bisogna far prevalere il nostro io, il nostro egoismo. Da prima sembra che siamo venuti bene, siamo amici, abbiamo condiviso il sonno, abbiamo condiviso anche il mangiare, ma a un certo momento subentra l'egoismo. Famiglie che si sfasciano, società che si dividono, odi, rancori. Abbiamo visto in questi giorni due nazioni, fratelli, sorelle, l'uno contro l'altro armato, stanno distruggendo l'umanità, non la cristianità, l'umanità. È quello che succede anche a noi, se non mettiamo da parte il nostro io e il nostro egoismo. Ebbene Gesù, tu che sei venuto a predicare l'amore, che possa tornare l'amore in questi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, anche rinunziando a qualcosa. Gesù ha offerto la sua vita per noi e lui è sempre pronto ad abbracciarci con le braccia aperte. Seconda statua, la flagellazione di Gesù. Dal Vangelo di Giovanni, i soldati legarono Gesù, un malfattore, un innocente, una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano avanti e gli dicevano: salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. Gesù, come legato, come malfattore, come dicevo, viene portato da Anna, poi da Caifa e infine da Ponzio Pilato, governatore romano. Non trovano nessuna accusa, erano soltanto sciocchezze, ma Gesù va oltre, perché vuole anche con il suo silenzio convertire i cuori stessi. Ma si scagliano contro Gesù e talmente l'odio che non sono accecati da quest'odio. Ma Gesù vuole vincere l'odio col bene, il male col bene, l'odio con l'amore, perché lui è amore per eccellenza, lui che viene incontro all'umanità.
E il procuratore lo sa molto bene che è innocente, non trovo colpa alcuna in lui. Giudicatelo voi, giudicatelo. Si appellano a Roma. E povero Pilato, possiamo dire poveretto, pauroso, timido, ma nello stesso tempo attaccato al potere, fa scegliere Barabba invece di Gesù. E Barabba era un malfattore e Gesù l'innocente. Quante volte noi condanniamo gli innocenti? Quante volte giudichiamo gli altri e non guardiamo la trave che è nei nostri occhi? Guardiamo la pagliuzza, ma non la trave che abbiamo nei nostri occhi. Quante volte ci permettiamo a citare sentenze contro tutti gli altri? Io, ecco il mio io sono perfetto. Ma chi è perfetto in questo mondo? Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Amatevi gli uni gli altri, questo è il testamento che il Signore ha detto, ma prima ha fatto, non ha giudicato nessuno. All'adultera, colta in flagrante adulterio, cosa dice? Nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno. Al figlio prodigo che era tornato in patria, nella sua casa, fa festa, perché questo mio figlio era perduto ed era stato ritrovato. E così via. Gesù è la misericordia infinita. E in questi giorni sta bussando alle porte del nostro cuore. Figlio mio, tu sei mia proprietà. Per te ho sofferto. Accostati. Non troverai uno che ti condannerà, ma userà tanta misericordia. Perché tutti abbiamo bisogno della bontà e della misericordia del Signore. Abbiamo i nostri difetti, abbiamo anche le nostre virtù. Dio ci ha creati non privi di tante cose, ma ci ha arricchiti, e noi dobbiamo dire grazie, oh Signore, perché la tua bontà ha superato qualsiasi nostra immaginazione, e noi ne dobbiamo essere grati, cari fratelli. E allora, davanti a questo Cristo che viene flagellato e poi viene coronato di spine, quasi come reo di burla, e questo atto ratifica sempre di più la grandezza di Dio. Quando Pilato chiederà: ma tu sei re? Io sono re, ma non è un re di questa terra. Io sono venuto per servire, non per essere servito. Sono venuto a essere solidale con l'umanità, con le sofferenze, con le tribolazioni, con i sacrifici, giorno per giorno. Ecco la strada, allora, il servizio. Siamo tutti a servizio l'uno dell'altro, nella santità, nello spronarci a fare il bene, nel testimoniare l'amore di Dio, soprattutto noi che ci siamo cristiani. Quale amore noi facciamo se facciamo prevalere il mio io egoista, se facciamo prevalere la mia personalità? Ma chi siamo noi, cari fratelli? Guardiamoci intorno, chi siamo noi? La pandemia ci ha decimati e noi continuiamo ancora a perseverare in tanto male. La guerra tante volte ci commuove, ma sono paesi lontani, non ci toccano. E se venisse in Italia, nel mondo, se dovessimo ammazzarci, per che cosa? Per una cosa umana. E allora, oh Gesù, tu hai pagato per noi, sei stato flagellato, sei stato schiaffeggiato, sei stato oltraggiato, sei stato punito dalla cattiveria umana. Guarda le nostre miserie, siamo deboli, fragili, ma non ci abbandonare mai.
Pilato presenta Gesù alla folla. Forse c'è un momento di ripensamento. Si dice che sua moglie gli aveva fatto venire, per venire alle orecchie, che quell'uomo innocente. Forse vorrebbe anche liberarlo. E lo presenta così alla folla, con una certezza che la folla si sarebbe intenerita davanti a questo uomo, questo pieno di bontà. Ecco l'uomo. Ecco come è ridotto l'uomo per la cattiveria umana. Ecco l'uomo grande, l'uomo che ha servito, l'uomo che ha amato il mondo, l'uomo che si è prodigato per i poveri e per i ricchi, l'uomo che è venuto incontro agli ammalati e ai sani, l'uomo che ha avuto sempre parole di comprensione per l'umanità, per tutta l'umanità. Ecco come l'abbiamo ridotto, cari fratelli. Ci sono delle immagini di Gesù dove c'è tutto il sangue. La flagellazione era uno strumento terribile riservato agli schiavi e agli stranieri. Secondo l'ordinamento della Palestina erano 39 colpi che si venivano dati sulle spalle e in tutto il corpo, ma secondo l'ordinamento romano non c'era un limite. Si accanivano contro questo uomo, eppure aveva fatto tanto e tanto bene. Presenta l'umanità, quell'umanità straziata, quell'umanità calpestata, quell'umanità che i mass media, forse esagerando, ci stanno presentando in questi giorni. Sono immagini che ci devono toccare in un modo particolare, perché sono nostri fratelli, perché sono figli di Dio, e Dio ha pagato per noi, ha pagato per loro, ha pagato per tutto il mondo. Non possiamo rimanere estranei, ma dobbiamo intervenire. Come? Ecco, Gesù ce lo dice all'inizio: si ritirò a pregare. La preghiera, cari fratelli, quella preghiera che per tanti diventa una cosa da niente, ma come diceva Santa Teresa, è la forza dell'uomo e la debolezza di Dio. Si prega più? Le chiese sono deserte, cari fratelli. Cieli, svegliati, non eri così. 50 anni fa le chiese erano piene di gente, giovani e meno giovani, uomini e donne. C'è stato un calo terribile, non soltanto a Celia, ma in tutto il mondo stesso, perché la ricchezza ci ha fatti credere di essere tutto, ma è bastato un piccolo virus per metterci poi a tappeto. Riflettiamo, cari fratelli, riflettiamo, che è molto, molto importante. Non lasciamoci distrarre dal momento, ma quando siamo soli. Gesù si ritirava nel deserto, perché il deserto contemplava maggiormente la bellezza e la grandezza di Dio. È lì che capiamo veramente quanto è grande e buono il Signore stesso. Qualcheduno dirà: il Signore non ci sopporta. No, non è vero, è sempre un padre, ma noi ci mettiamo nelle condizioni di non essere più figli suoi, di allontanarci da Lui. Ecco allora che il Signore dice ancora una volta: avvicinatevi, accostatevi a me, non sarete delusi, vi aiuterò io stesso, e se siete nel peccato vi libererò io stesso, perché Lui è venuto per distruggere il peccato e non il peccatore. E così, cari fratelli, Gesù, dopo essere stato flagellato, coronato di spine, schiaffeggiato, oltraggiato, ecco, viene posta anche una croce. Dal Vangelo secondo Marco: dopo averlo schernito, spogliarono Gesù della porpora,
e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Sulle sue spalle posero una croce, posero un palo, su cui doveva essere crocifisso il Signore, e cominciarono a portarlo sul Golgota. La tradizione ci dice che Gesù cade 3 volte, ma sono le nostre cadute giorno per giorno, perché non c'è più vigilanza sui nostri sensi, sulla nostra volontà, sui nostri desideri. Siamo molto superficiali, vorremmo, ma ogni cosa deve avere anche i suoi effetti straordinari. Ebbene, Gesù che porta la croce ci indica l'amore di Dio. Ancora una volta Dio ci ama, ancora una volta vuole alleggerire le nostre sofferenze e le nostre tribolazioni. Ancora una volta Gesù viene incontro all'umanità. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Prendete sopra di voi il mio gioco, perché saremo in 2 a portare la croce. Non dobbiamo sentirci soli, abbandonati. Quante persone sole, abbandonate, nella disperazione, nell'angoscia, nelle tante preoccupazioni della vita, ce ne sono tante, tanti, ma Gesù è sempre accanto a noi e ci consola, ci aiuta, si sforza di essere il nostro vero amico, che non ci tradisce, non ci inganna mai, e che la sua promessa di felicità eterna diventi realtà per ciascuno di noi. E così tutti gli altri quadretti che noi guardiamo, ma un ultimo accenno a colei che può essere il nostro rifugio e la nostra consolazione. Sotto la croce di Gesù stava la Vergine addolorata, sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala e Giovanni. Dove erano tutti quegli apostoli che avevano espresso la loro volontà di tenersi vicino a Gesù? Dove sei Pietro? Dove sei? Dove sono tutti gli altri discepoli? Ma dove sono tutti coloro che sono stati beneficati dal Signore stesso? Ammalati, ciechi, zoppi e così via? Solo un po' donne e Giovanni. È Gesù che guarda e vede la Vergine Santissima, affida l'umanità nella persona di Giovanni. Donna, ecco tuo figlio. E poi a Giovanni dice, ecco tua madre. Maria si era già persuasa che avrebbe perduto il figlio, ma oggi lo perde lui, ma trova noi, e noi siamo i suoi figli forse ingrati, figli forse che si allontanano dalla mamma, e questa è la cosa più brutta, allontanarsi dalla mamma. Quante lacrime la mamma, quanti figli vengono lontani, sbagliano, ma poi la mamma sempre attraverso le sue preghiere intercede presso Dio perché essi possono avvicinarsi. Ebbene, rivolgiamo la nostra preghiera, cari fratelli, a colei che soltanto può intervenire fortemente sul Figlio, sul Dio Padre, sullo Spirito Santo, suo Sposo, perché l'umanità veramente si ravveda e possa continuare ad avvicinarsi a Maria. A lei apriamo il nostro cuore. Quante mamme soffrono, vedete tante interviste a televisione, mamme che hanno perduto i loro figli, mamme giovanissime a cui si è stato sottratto il bambino fin dal seno materno, mamme che piangono, mamme che implorano veramente la clemenza. Mamme, la parola mamma dice tutto. E allora a voi mamme affidiamo Gesù morto sulle vostre braccia, perché soltanto il cuore di una mamma può comprendere il dolore del figlio e può condividere la sofferenza e la tribolazione del figlio.
Vergine Santissima, Madre nostra, Madre della Chiesa, tu sei veramente Madre della Chiesa. Forse noi non siamo in grado di essere tuoi figli, ma fin da questa sera, tornando a casa, diciamo, siamo contenti. Abbiamo una mamma, ricorriamo a lei, e lei ascolterà e seguirà le nostre preghiere, e così sia. Prima di ricevere la benedizione e proseguire, concludere questa processione, permettetemi in questo momento di ringraziare tutti quanti voi, le autorità civili e militari qui presenti, i confratelli sacerdoti, che si uniscono al mio augurio pasquale. Vi auguriamo tutti insieme, come pastori delle nostre comunità, uniti nel nome del Vangelo, che è un augurio di risurrezione. Abbiamo bisogno di risorgere, animati dai nostri percorsi di fede, nello spirito della sinodalità. Vi auguriamo di cuore di poter vivere questo passaggio, il sabato, come attesa di una resurrezione che è preludio di quella che è senza tramonto. Grazie a tutti i portatori, grazie per la serietà, lo spirito di formazione con il quale abbiamo vissuto questa processione. Grazie per il vostro gesto di carità. Il Signore che vede nel segreto ricompensi anche la vostra rinuncia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Chiedo ai nostri bravi ministranti di riaprire nuovamente la processione e di accompagnarla davanti alla porta della chiesa. Ecco, tutti insieme. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
sono uscito dallo stato. Ok, ciao. Thank you.